Si è svolta la prima edizione del premio a tutta donna presso il noto locale di San Leone. L'evento è stato organizzato dalla redazione del giornale online attuttamamma.net e ha avuto per protagoniste sei eccellenze femminili: la scrittrice Simonetta Agnello Orbi, la professoressa Rosaria Cascio, la dottoressa Maria Rosa D'Anna, l'avvocato Tina De Michele, il giudice Anna Maria Picozzi, la giornalista Elvira Terranova. Ognuno di loro ha raccontato la loro esperienza. A consegnare i premi sono state alcune eccellenze maschili: il colonnello dei carabinieri Pellegrino, il giornalista Castaldo, l'avvocato Scozzari, il professore Giuseppe Iacono e il professore Lillo Sciortino. Durante la manifestazione c'è stato anche un dibattito con le premiate, moderato dalla giornalista Maristella Panepinto, che dirige il giornale online attuttamamma.net. Si è parlato della capacità delle donne di fare squadre e di sognare in grande. Presentata anche la redazione del giornale con l'intervento della storica dell'arte Laura Roppolo e la presenza del team. Tra le testimonianze, quella particolarmente toccante, fatta dalla giornalista Elvira Terranova, che ha raccontato quanto le è successo durante il suo lavoro a Lampedusa. Poi verso la fine mi sono ritrovata a pochissimi metri da me un bimbo piccolissimo, nudo, completamente nudo, aveva soltanto una collanina d'oro con la croce addosso. Questo bimbo guardava, io subito l'ho preso in braccio, e però non piangeva, era evidentemente sotto shock. E nel frattempo erano stati salvati quasi tutte le persone, perché purtroppo poi ci sono stati dei morti, si è scoperto all'indomani mattina che erano rimasti sotto la barca. E naturalmente io ho preso subito questo bambino, la polizia mi ha messo a disposizione una macchina e siamo andati in giro per l'isola per cercare di trovare la mamma o il papà di questo bimbo. Era molto complicato perché, pensate, sull'isola in quel periodo c'erano circa 5.000 migranti. Quindi ho girato tutti i posti dove erano state portate queste persone, e ero quasi ormai, pensavo, ero convinta che i genitori fossero morti. Era rimasto solo un unico posto, e nel frattempo si erano fatte circa le 7 del mattino, che era l'area marina protetta. Quindi mi sono avvicinata ad una signora che era lì a terra, che piangeva disperata, e io ho detto: ci provo, vediamo. Quindi, e mi ricordo, appunto, come diceva Maristella, era la notte tra il 7 e l'8 maggio, e l'8 era la festa della mamma, era una domenica mattina, e mi ricordo che io con questo bimbo in braccio, che in quelle ore in cui lo tenevo in braccio, io gli cantavo la ninna nanna, ha detto Maristella, bene, io non sono mamma, però in quel momento ho sentito veramente molto forte questo impeto da mamma, perché comunque era un bimbo così solo, che non piangeva, che guardava, e io gli cantavo le canzoncine, gli soffiavo un po' di calore. E questo bimbo, a un certo punto, mi sono avvicinata alla signora, in inglese le ho chiesto se conoscesse quel bambino, e ricordo quella signora che a terra piangeva, si gira e grida forte: Severin. Quindi immaginate questo bambino, la scena meravigliosa, questo bambino che inizia a piangere soltanto in quell'istante, e c'è questo incontro tra la mamma e il bimbo di 4 mesi circa.